La festa di San Giovanni Battista nel santuario di Enkhaeren. Lavorare con la famiglia. Il seminario Avsi a Betlemme. Cominciano i concerti dell'Istituto Magnificat, musica per la pace a Gerusalemme. Il 24 giugno la liturgia ricorda la natività di San Giovanni Battista. Poco distante da Gerusalemme, a Enkhaeren, si ritiene vi sia il luogo in cui nacque il santo. Il santuario che in questo luogo sorge commemora la nascita di Giovanni da genitori anziani, il sacerdote Zaccaria e la moglie Elisabetta. Questo santuario si anima della presenza di fedeli solo in poche occasioni liturgiche, quali la festa della nascita del Battista e la visitazione di Maria e Elisabetta, ricordata nella vicina chiesa sulla collina di fronte al villaggio. I cristiani da Enkhaeren sono scappati nel 1948 e non vi sono più tornati. Ogni anno, in occasione della festa di San Giovanni Battista, i cristiani di Gerusalemme si ritrovano qui per celebrare la nascita del precursore del Signore. E così è stato anche quest'anno. Insieme ai francescani della custodia di Terra Santa c'erano i parrocchiani di San Salvatore, ma anche pellegrini, religiosi, volontari che vivono e lavorano in Terra Santa. A presiedere la celebrazione il vicario custodiale Fra Artemio Vitores, che ha conferito il ministero del lettorato e dell'accolitato a 8 frati, da lui stesso paragonati nell'omelia al Battista, che si fece umile testimone di quanto visto e sentito. Al termine della messa, la processione nella cripta, che si ritiene essere il luogo esatto in cui nacque San Giovanni Battista. Vi erano rappresentati istituti educativi e scuole di Gerusalemme, Betlemme, Gerico e Betania e per tutti i partecipanti, educatori, insegnanti e assistenti sociali è stato un momento importante e privilegiato di confronto, di studio, di condivisione. Parliamo del seminario che si è svolto a Betlemme presso l'Istituto Effeta e che ha avuto come obiettivo principale quello di parlare della famiglia e del suo ruolo fondamentale nell'ambito dell'educazione dei giovani. Lavorare con la famiglia e non per la famiglia, questo è il tema del seminario organizzato da Avsi, la ONG che opera in Palestina sin dal 1993, con diversi progetti a favore soprattutto di opere educative, fra cui il sostegno scolastico a distanza. Abbiamo visto che è molto difficile il rapporto tra la scuola e la famiglia. C'è il muro, c'è la guerra, c'è questa condizione continuamente di instabilità, per cui anche le nuove generazioni crescono e sono cresciute finora in una diffidenza totale che nasce dalla più piccola età. Per cui ecco, questa è l'idea di aiuto che noi vogliamo, no? Senza appunto ideologismi, senza portare un progetto, no? Però dicendo guarda che è possibile perché noi lo viviamo, lo stiamo vivendo, lo viviamo con voi. Presente anche il ministro palestinese per l'educazione, educatori e insegnanti hanno esposto esperienze e difficoltà, ma anche importanti traguardi, raggiunti grazie al sostegno e all'impulso propositivo del progetto Avsi, come gli importanti incontri settimanali con le mamme degli alunni. Nel corso del seminario una particolare attenzione è stata rivolta alla figura e al ruolo dell'assistente sociale in Palestina. Lavoro come assistente sociale, sono molto contenta. Qui spesso le difficoltà derivano dal fatto che la gente guarda l'assistente sociale solo come a una persona che risolve i problemi. Invece noi aiutiamo tutti i ragazzi. Aiutiamo i giovani a scoprire le loro doti, le loro potenzialità, le loro attitudini. Il nostro ruolo è di incoraggiare. Il seminario si inserisce nell'ambito di un progetto più ampio, educazione e formazione, come risposta alla situazione di emergenza della popolazione che vive nei territori palestinesi. Un progetto iniziato nel febbraio 2009 che Avsi sta realizzando in collaborazione con ATS, l'associazione no profit della custodia di Terra Santa, e che è finanziato dai fondi di emergenza della cooperazione italiana, presente dal 1997 nei territori palestinesi con programmi multisettoriali. Un metodo, quello di Avsi, che pone la persona al centro e che punta a lavorare in sinergia con i vari partner locali per affrontare insieme le difficoltà. E il progetto in corso è solo un primo step. In una terra lacerata dalla guerra, aiutare l'educazione delle nuove generazioni significa favorire il dialogo per la pace.
Per questo le attività di AVSI si propongono di migliorare un settore di base fondamentale per lo sviluppo di persone in grado di affrontare la realtà così problematica come quella palestinese e, nel futuro, in grado di partecipare attivamente alla sua ricostruzione, il tutto aiutando a combattere individualismi e sfiducia. Cominciano i concerti dell'Istituto Magnificat, Musica per la Pace, a Gerusalemme. Nel mese di giugno condividono l'arte della musica in una serie di concerti nella storica cornice del convento di San Salvatore. L'Istituto Magnificat di Gerusalemme, attivo dal 1995, grazie all'opera del musicista e compositore padre Armando Pierucci e per decisione del capitolo della Custodia Francescana di Terra Santa, è un luogo dove quest'arte trova casa. Attualmente l'Istituto annovera tra le proprie fila 200 studenti musulmani, cristiani ed ebrei. Formulo voti che l'armonia del creato e della musica, che non conosce barriere sociali e religiose, rappresenti un costante invito per i credenti e per tutte le persone di buona volontà a ricercare insieme l'universale linguaggio dell'amore che rende gli uomini capaci di costruire un mondo di giustizia e di solidarietà, di speranza e di pace. L'Istituto Magnificat vive per la maggior parte come frutto della provvidenza e della generosità dei suoi sostenitori e benefattori. Questo luogo paradossale ha bisogno di essere sostenuto. All'inizio l'idea era considerata da molti irrealizzabile, ma non è stato così. Il successo dell'Istituto ci rende orgogliosi, ma anche preoccupati.